Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Mi chiamo Vincenzo, sono di Andria, rappresento la cooperativa Sant'Agostino. Il nostro motto è non solo chilometro zero, ma anche chilometro buono e vero. Vincenzo, benvenuto. Grazie. Grazie per questa tua partecipazione e collaborazione. Stiamo parlando di giovani, parliamo di giovani al sud, nel meridione, territorio un po' triste per quanto riguarda le prospettive lavorative. Intanto voi avete creato una cooperativa con i giovani, per i giovani, anche in risposta a quelle che può essere una sfida, un'emergenza educativa. Da dove nasce questa idea? Allora, questa idea nasce all'interno della parrocchia di Sant'Agostino da parte di alcuni giovani del 2013, che attraverso un percorso formativo decidono di realizzare un gesto concreto, proprio per permettere ai giovani di abitare il territorio. A tal proposito, Vincenzo, abbiamo ascoltato il parroco della parrocchia di Sant'Agostino, che a quanto pare vi è stato vicino, vi ha accompagnato in questo percorso. Facciamo sentire ai nostri ascoltatori che cosa ci ha detto con questa clip. Prendere consapevolezza che Dio ha cura di ogni uomo da parte di questa nostra comunità parrocchiale nel suo cammino ha fatto sì che i giovani della parrocchia potessero porsi la domanda su come anche la comunità e quindi anche loro come giovani potevano prendere cura, aver cura dei loro coetanei, del mondo giovanile. E quindi nacque il pensiero di poter mettere su una cooperativa sociale per dare lavoro e quindi speranza ai tanti giovani che nel territorio invece non trovano questa possibilità di realizzazione. Rieccoci, Vincenzo, quindi siete ragazzi di chiesa, ragazzi che frequentate la parrocchia all'interno della comunità cristiana, quindi nasce questa bellissima esperienza che poi a quanto pare si allarga al territorio, a quello che è anche l'utilizzo del territorio, della terra, attraverso la ricezione di questo pezzo di terra, di questo spazio confiscato alle mafie. Sì, appunto, diciamo, il tutto nasce nel 2013, quando entriamo, diciamo, ad entrare in possesso di un piccolo appezzamento di terra confiscato, e poi successivamente nel 2016 entriamo anche in possesso di altri terreni e ultimamente nel 2018 anche di un altro oliveto. Quindi pian piano, diciamo, siamo entrati in possesso grazie anche a dei bandi,
a conseguire, diciamo, questi, a prendere in carico questi terreni per proprio sviluppare e dare lavoro dal punto di vista sociale. Quindi nasce appunto l'idea del forno di comunità, dove la gente può toccare proprio con mano, oltre che con il gusto appunto della legalità di questo lavoro sano, proprio perché appunto viene realizzato pane realizzato con farine coltivate nei nostri terreni confiscati. A tal proposito, quindi, accennavi al forno, quindi gesto concreto ma anche visibile. Cosa fa questo forno? Di cosa vi interessate? Cosa producete? All'interno del forno è un forno, diciamo, antico, ripristinato, chiamato di comunità proprio perché si cerca di creare, come all'epoca, una delle relazioni tra la gente che, diciamo, ci entra. La gente può anche venire a infornare i propri prodotti, come si faceva, diciamo, una volta, ed è un forno a legna in cui si realizzano principalmente prodotti della panificazione, quindi dal pane ai taralli, focacce, prodotti tradizionali della nostra, diciamo, terra, realizzati appunto con farine del nostro territorio, quindi farine principalmente che derivano dai nostri terreni confiscati, o comunque tutti i prodotti sono realizzati, provengono, diciamo, dal nostro territorio. Quindi si cerca anche di dare anche un prodotto genuino, un prodotto sano, un prodotto che abbia soprattutto poi anche rispetto per il lavoro di chi lo realizza. Rispetto alle finalità anche del nostro programma, cosa ti sentiresti di dire a dei giovani che magari potrebbero prendere voi come esempio per incoraggiarli anche nell'ottica di una libertà, come vorrebbe anche la Chiesa italiana, nel restare al sud quello si volesse restare, non necessariamente quindi pensando di andarsene per realizzarsi? Questo vi posso dire, che ci vuole innanzitutto coraggio, non bisogna mai abbattersi, e soprattutto ci vuole fede, anche fede nel lavoro. Perché le difficoltà ci sono ogni giorno, gli imprevisti, c'è comunque anche tantissime, diciamo, appunto, difficoltà non solo economiche ma anche sociali, di rapporti, di relazioni, e quindi ci vuole anche principalmente fede. Fede che ci rimanda nel nostro caso a un senso di appartenenza alla Chiesa. In che modo la Chiesa vi ha aiutato? In che modo nello specifico il progetto Policoro? Allora, la Chiesa ci ha aiutato moltissimo da questo punto di vista. Innanzitutto appunto ci ha trasmesso la fede, anche perché, come dicevo prima, è nato comunque da un percorso formativo, diciamo, l'esperienza della cooperativa, altrimenti la nostra società, con le varie difficoltà che si incontrano ogni giorno, soprattutto nelle fasi iniziali ma tuttora oggi, forse non esisteva già più, quindi non saremmo neanche qui a parlare. Quindi questa cosa è stata molto... diciamo, la Chiesa ci ha trasmesso proprio questa cosa di avere passione in ciò che si crede, quindi cercare con quello che si può, con fede e con coraggio, di andare sempre avanti, cercare sempre il giusto, anche nei momenti difficili. Poi ci ha aiutato anche attraverso il progetto Policoro, proprio perché il progetto Policoro ci ha dato, diciamo, speranza, nel senso, nella fase iniziale, soprattutto noi giovani, non abbiamo, diciamo, in realtà un capitale tale da investire all'interno, diciamo, del lavoro, comunque anche le banche non ci fanno credito, quindi grazie al progetto Policoro siamo riusciti a percepire quel piccolo credito che comunque, diciamo, poi tu col tuo lavoro cerchi di lo istituisci, quindi metti anche in azione altre opere virtuose perché questo possa aiutare anche altri giovani che decidono di intraprendere questa strada. E quindi il progetto Policoro ci ha dato proprio uno start-up iniziale, quel piccolo capitale economico che ci è stato molto utile per dare appunto una partenza alla nostra società. A tal proposito abbiamo un'altra piccola clip, una battuta da parte del direttore della Caritas della vostra diocesi, che ha messo a fuoco appunto l'intervento della Caritas e del progetto Policoro rispetto a quella che è la vostra iniziativa, ma anche altri gesti concreti. La Caritas diocesana di Andria, sin dai primi anni del 2000, ha avuto un'attenzione particolare ai giovani, innestandosi un po' sul progetto Policoro e creando il progetto Barnaba, un progetto di microcredito per il finanziamento di start-up, microimprese, associazioni, cooperative. Già all'interno delle finalità prefisse avevamo dato spazio ai lavori artigianali e comunque a un'attenzione particolare al territorio, compresa anche la lavorazione della terra. Nel corso degli anni, insieme al progetto di microcredito, progetto Barnaba,
abbiamo affinato anche un progetto di custodia del creato chiamato Green Life, e una di queste azioni era proprio il cibo. Per questo, nel momento in cui la cooperativa Sant'Agostino si è rivolta alla Caritas diocesana, è stato quasi naturale offrire non solo assistenza attraverso il progetto Policoro, ma anche mettere a disposizione i fondi sia dell'8x1000 e sia soprattutto accedere al microcredito, in modo tale da offrire a questi giovani opportunità concrete e reali per dare corpo al loro sogno. Rieccoci Vincenzo, e quindi abbiamo ascoltato Don Mimmo, direttore della Caritas della diocesi di Andria. E adesso, a questo punto della trasmissione, di solito noi facciamo un giro per l'attività, se ci porti a visitare i tuoi spazi, i tuoi ambienti. Sì, non ci sono problemi, le porte sono sempre aperte a tutti. Adesso vi porto sia al forno di comunità e poi possiamo andare anche successivamente su un appezzamento sul nostro terreno confiscato, in modo da visionare, diciamo, la nostra azienda. Bene. Ben ritrovati, siamo con Vincenzo ad Andria, stiamo parlando di gesti concreti, progetto Policoro, di attività imprenditoriale che coinvolge i giovani. È il momento questo tanto atteso del tutorial. Vincenzo, cosa ci farete vedere, quale conoscenza ci trasmettete? Sì, adesso vi facciamo vedere una lavorazione, appunto dal punto di vista che viene realizzato nel nostro forno di comunità, quindi un'attività di panificazione che vi spiegheranno bene i ragazzi che se ne occuperanno. Grazie. Allora, buongiorno, io mi chiamo Ishma e oggi stiamo facendo i tarari qua cooperativo Sant'Agostino Forno di Comunità. In passato i tarari noi li facciamo con i semola, olio extra-origine, olive, vino, sale. Quando facciamo impasto di tarari facciamo girare 15 minuti con il piano e poi dopo tiriamo, facciamo con il mano. Allora, prima cosa, abbiamo trovato un tele pulito con la carta dal forno, un tavolo per fare i tarari, la stecca per tagliare i tarari. Allora, questo è pasta di tarari. Prima cosa, facciamo un strice per fare i tarari, perché qua noi facciamo con le mani, tutto naturale. Invece qua, allora, tagliamo strisce una alla volta,
Allora abbiamo finito di tagliare, come facciamo col mano? Dobbiamo fare una lavorata a stendere, dopo a chiudere. Ho messo dentro l'Italia. Una lavorata, come facciamo con le mani? Allora, qua cooperativa, noi ogni giorno facciamo i tarari, tarari normali, quelli di semi di finocchio, quello senza semi per i bambini, quello di integrare, cucuma, grano asso, cacio e pepe, tarari peperoncino. E insomma, abbiamo tutti i gusti di tarari che facciamo ogni giorno. Allora, qua stiamo facendo i tarari, che mettiamo un po' di spazio dentro, perché quando devi cucinare con forno in legna, devi dare un po' di spazio per cucinare bene, perché come questo forno in legna, cucinare tarari con Italia, si vuole un po' di tempo a cucinare almeno 40 minuti. Allora, dopo che finiamo a fare i tarari, bolliamo con l'acqua, come facciamo prima nostro nonna e altro. Quando finiamo a preparare i tarari, bolliamo, mettiamo i tarari dentro acqua bollente, a bollire, dopo a cucinare. Allora io venuto dal Ghana, da Lampedusa, come ho venuto, allora non sappiamo niente, come stiamo facendo in Cusa, e poi allora Don Vito ho messo io a lavorare qua. Invece, piano piano stiamo a parlare ogni volta che c'è un maestro, Nicola Di Corato, che insegna il corso con il cuore. Allora abbiamo fatto così, ogni giorno impara, si sbaglia, si dice, si fa bene, allora piano piano stiamo facendo i cosa per il bene. Allora qua è il nostro tarari che abbiamo finito. Allora qua una pasta di pane. Qua il pane facciamo con il semola, acqua, sale e lievito magro. Facciamo vedere come si fa il pane. Allora, questo è una pagnotta tonda. Come qua non usiamo lievito fresco, usiamo lievito madre, la pasta già morbido, già pronto, invece non bisogna lavorare assai. Si prende pasta di pane come un bambino, perché come lievito madre, già lievitato, non bisogna lavorare assai. Questo è pagnotta tonda, e qua facciamo vedere come si fa il feloncino. Allora, qua è il nostro feloncino. Allora,
qua abbiamo fatto Feroncino, facciamo vedere come si fa un altro modo di pane. Allora, questo trecine devi fare prima in forma come il baghetto e poi dopo iniziare a fare i trecini. Il pane sempre devi avvicinare con la farina, perché sempre in mano devi sempre lavorare con la farina, così qua abbiamo fatto trecina. Allora questo cappello si chiama, che si fa sempre in Otamura. Allora qua facciamo pure il cappello, cappello di prete. Allora dopo un po' di farina sopra, così non attacca. Allora qua è il nostro pane, il pane è finito. Interessantissima e molto pratica questa lezione. Vincenzo, siamo alle battute finali. Innanzitutto vi ringraziamo a te e il tuo staff, al tuo gruppo. E non so se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi parlare ai nostri giovani per ancora una volta ribadire questo concetto, alimentando la speranza che dovrebbe essere, nessun giovane dovrebbe perdere. Sì, infatti, innanzitutto io ringrazio anche voi, ringrazio non solo personalmente, ma anche a nome di tutti i componenti della nostra cooperativa, dai ragazzi a tutti coloro che collaborano, anche appunto da parte della diocesi che comunque ci sostiene, diciamo, in queste iniziative, in questi interventi. Ai ragazzi posso semplicemente dire di credere in quello che si fa, soprattutto in un lavoro migliore, una speranza per il futuro, perché tutti quanti possano pian piano, ma riabitare i propri territori del sud, perché diciamo io penso che tutti quanti desidererebbero lavorare all'interno del proprio paese e lavorare in maniera dignitosa e soprattutto dando speranza a un futuro migliore.